cosa importante si sta chiedendo in questo momento a una cabina di regia di fare un processo importante per il paese, non fondamentale, in un periodo che è di 3 mesi e mezzo. Naturalmente è difficile e complicato, molte volte anche per i processi, riuscire a identificare tutto quello che è stato fatto prima per riportarlo a risultati, che in qualche modo dobbiamo avere dei risultati chiari per poter essere poi giudicati. Decisione, in qualche modo, efficace decisione. In qualche modo poi essere questa decisione, questa efficace, essere condivisa, quindi essere il più inclusivi possibile. Il motivo per cui abbiamo cercato di fare una cosa vecchia, che erano le consultazioni strutturate in presenza, una cosa un pochino più nuova, che è quella delle consultazioni via web, di cui si è tanto parlato bene o male, ma che erano un inizio, poi erano state fatte di corsa perché erano 2 settimane, sì. Tanta gente ha risposto. E tanta gente sta facendo una fatica, che avendola fatta di corsa, avendola fatta in qualche modo per recepire informazioni, poi stiamo cercando la posizione dei piani che hanno funzionato nella cinta societaria. E MCE è molto impegnata insieme anche a Cisco e altre aziende per riuscire ad aiutare i propri clienti anche nella trasformazione, che non è solo di prototipale ma anche di gestione operativa, perché questo comprende nuovi ruoli, figure come cloud architect, persone dei servizi e anche nuovi temi che vanno un po', perché MCE riesce a mettere in giro come tutta la parte della sicurezza. A tantissimi non voglio suscitare il fatto, no, però comunque l'IBM ha capito per tempo che il mondo cloud è una risposta, e dentro questo approccio cloud c'è anche l'approccio open source, che sembrava quasi antinomico per l'IBM, invece l'ha saputo accogliere al suo interno molto prima della grande onda. Come ha fatto l'IBM a rimettersi in gioco per tempo? Ma intanto, come tutte le cose sensate che si fanno in informatica, dobbiamo capire un po' di cloud a cosa serve. Secondo me, in una battuta, il cloud è un tentativo di industrializzazione dell'IT. Perché sembra strano, ma ancora oggi l'IT, se è più sofisticato, è fatto in maniera molto artigianale. Se vogliamo fare un paragone di tipo culinario, per non essere troppo tecnici, l'informatica fino ad oggi è stata come la cucina in casa. Fai tutto con gli ingredienti che vuoi, con le tecniche di cottura che vuoi, però chiaramente questa cosa non può scalare, non puoi invitare 1000 persone e quant'altro, allora, senza scadere nel fast food che fa anche male alla salute, però l'informatica ha proprio bisogno di componentizzarsi, come è successo ad altre industrie,